ragazze, allora, come vi avevo già accennato, la The Beauty Breeze, che è un'azienda di cosmetici prettamente naturali, ci ha dato la possibilità a me e ad altre ragazze di andare all'Intercharm. Infatti ieri sono andata all'Intercharm, che se non lo sapete è una fiera dedicata alla bellezza, una fiera internazionale che fanno ogni anno a Milano, in fiera Milano City. E con me c'era infatti Ali Dynamos, che probabilmente conoscerete tutti, e un'altra ragazza, una sua amica, che anche lei ha un blog, si chiama il blog di Fefe, Federica. Ci doveva essere anche di Lilicca, solo che ha avuto dei problemi e non è potuta venire. Allora, come era strutturato? Era strutturato su due piani. Un piano era dedicato tutto al settore bellezza, inteso come unghie, cosmetici, spa, trattamenti, macchinari e così via. Invece un altro piano era totalmente per i capelli. Per i capelli c'era veramente tantissimo. Rifornimenti di elastici, forcine, poi le ciambelle, quelle che si mettono nei capelli. Vendevano anche i phon professionali, i Parlux ho visto, io l'avevo già comprato ai tempi. E così via. Poi c'erano anche quegli ombretti per i capelli, quelli là che vanno via, che ultimamente andavano tanto di moda, tutti di fare i capelli qui sotto tutti colorati. E c'era veramente tanto per i capelli. Nel piano inferiore invece c'era veramente molto di unghie, nel settore tutto nail art. C'era addirittura anche la gara di nail art in corso per quanto riguarda le ragazze che facevano ricostruzioni, manicure, smalto semipermanente, queste cose, sia per quanto riguarda i negozietti che vendevano accessori di tutti i tipi, strumenti di tutti i tipi, che vendevano gel, brillantini, pennellini per unghie e così via. Quest'anno alla fiera c'è stato veramente il boom di questo settore. Invece per quanto riguarda il make-up è stato un po' carente, infatti mi hanno detto che l'anno scorso c'erano molti più stand in generale e anche dedicati al make-up. Probabilmente diverse case cosmetiche hanno rinunciato quest'anno perché a quanto pare avere uno stand in fiera comporta un costo abbastanza elevato, quindi hanno dovuto rinunciare e non c'era tanto, c'erano alcune marche che non conoscevo. Di più, le marche più conosciute erano per gli smalti, c'era OPI, uno stand dedicato all'OPI, poi c'era la Trind, che è quella marca di cui vi avevo parlato per quanto riguardava le unghie deboli, e poi c'era Alessandra, non mi ricordo come si chiama quella marca, che anche quella è abbastanza famosa, la China Glaze, e così via. E poi tutto il resto era dedicato ai macchinari e anche qualcosa di capelli. Allora, ci hanno fatto provare diverse cose. Per esempio, quando ero al piano superiore, nel settore capelli, mi hanno fatto provare tipo dei brillantini che si attaccano ai capelli con la piastra e la colla a caldo. Li ho tirati via oggi perché non sapevo più come tirarli via, alla fine ho messo un po' di olio, li ho tirati via. Poi invece al piano di sotto Alida e altre hanno fatto la prova, il test dei capelli, del cuoio capelluto, con una marca abbastanza famosa che io non conoscevo, si chiama Airmed se non sbaglio, e davano dei campioni. E poi vi faccio vedere un po' cosa ho comprato e che campioni mi hanno dato. Allora, intanto questa è la borsa troppo carina che ci ha dato la The Beauty Breeze con il loro logo, e ci hanno dato anche le magliette nere uguali a queste con il loro logo dietro e davanti, cioè davanti il loro logo e dietro questa stampa qua, ed era veramente molto carina. Allora, vi faccio vedere subito. Allora, in questo negozietto, che da quanto ho capito non era, loro non erano italiani,
chiama Star Gazer. Ho comprato delle ciglia finte molto particolari, le ho comprate per i servizi fotografici, per queste cose qua, non per usarle tutti i giorni. Sono queste, che secondo me sono le più carine, si vedono con le piume, e poi queste qua. E sono stati, e mi hanno dato pure il loro braccialetto, vabbè, con scritto l'indirizzo del loro sito, il loro braccialetto con scritto, vabbè, l'indirizzo del loro sito e la marca. Poi invece siamo andati in uno stand dove ci hanno fatto provare le fibre sintetiche, quelli per gli occhi. Si chiama Paola P, infatti le ho comprate, si chiama Paola P, infatti le ho comprate, e cioè me l'ha fatto provare la ragazza ed era veramente una cosa, veramente un cambiamento radicale con questi ciglia. Quindi loro mi hanno fatto provare il loro mascara, poi hanno messo queste fibre che probabilmente conoscerete tutti, e poi di nuovo il mascara, però dicono che potevo usare anche il mio, infatti io ho comprato solo le fibre. Queste qua le ho pagate 15 euro, sono di questa marca che non so se conoscete, Paola P, e come vedete, cioè questo così qua, ecco, e qua ci sono tutte le fibre da applicare dopo il mascara. Io avevo già quello della Essence, ma non vi dico il casino, intanto non mi faceva un effetto allungante come questo. E poi vi dico, nel barattolino ho ciglia, ho peletti bianchi dappertutto, perché erano bianchi, non vi dico. E qua in dotazione c'era pure questo pennellino utile, perché poi ti cadono e tu fai così e vanno via. Ed è stato proprio un bel acquisto, sono proprio contenta di questo acquisto. E ho visto che nella linea Paola P fanno anche altre cose, una specie di tinta per labbra se non sbaglio, e poi gloss, fondotinta e altre cose, però è stato molto interessante provarlo. Poi c'era uno stand macadamia, ci hanno dato questo campioncino di quest'olio, di questo olietto, dice a base di olio di macadamia e olio di argan. Vabbè, e c'erano anche altri prodotti che costavano, alcuni veramente poco. Per esempio c'era un tubetto di una specie di crema, di prodotto per i capelli mossi, che costava tipo 3 euro. Poi anche sempre per i capelli più ricci, e poi avevano il loro balsamo, però io non ho i capelli né mossi né ricci, e il balsamo non mi interessava, insomma. E poi una signora ci ha fatto provare un altro stand, la menta pura, non so cosa c'entrasse con la fiera, però è stato veramente interessante. Infatti c'era una tuletta di zucchero, ci ha messo una goccia di questo liquido qua di menta pura, perché è anche commestibile, ce l'ha fatto sciogliere in bocca come se fosse una caramella. Vi dico, ma mi è arrivato fino al cervello il profumo di menta, e questo praticamente libera le vie respiratorie, si può anche, serve per il mal di gola, per la sinusite, si può anche frizionare sulle mani e respirarlo per quando si è al raffreddore, queste cosine qua. E aveva il suo costo. Però era veramente bellino. In realtà io non l'ho comprato, l'hanno comprato Alida e le altre ragazze che c'erano. E però Alida è troppo carina. Alida è stata troppo carina perché c'era questa signora qua che faceva tipo le offerte, tipo se prendete due di questi regaloci uno di questo, se prendete quello grande vi do quello piccolo, una roba del genere. E Alida è stata troppo carina perché è riuscita a commerciare, gli fa: ah, ma visto che abbiamo preso questi qua, ce ne dai uno piccolo? E quella gliel'ha dato e me l'ha regalato a me praticamente. È stata veramente troppo dolce. E quindi adesso ce l'ho anch'io. E quindi abbiamo girato un po' questi stand, così è stato comunque interessante. Magari
chi proprio vuole venire da lontano, magari non glielo consiglio, magari è meglio se va al Cosmo, però per chi è della zona, insomma, un giro là all'Inter Sharm può anche farlo. Come a ogni fiera mi hanno riempito di brochure, questa qua della marca di smalti che dicevo io, l'ho preso io. Poi vabbè, c'erano tutti i rifornimenti per saloni. Ah, questa qua è una specie di cartolina. Vabbè, è tipo il volantino di quella marca dove ho comprato le ciglia finte. Poi sempre, è catalogo per unghie. Cioè hanno di tutto praticamente, ma è più proprio per chi forse ama le unghie. Perché c'erano anche molte ragazze, molte youtubers in giro, infatti abbiamo incontrato Alice, che è stata veramente una ragazza simpatica. Ce l'ho vista alla mano, mi ha riconosciuta. È molto veramente così pratica, mi sembra. E poi c'era con lei c'era anche Vanessa e Anissa. E poi abbiamo incontrato anche Marcello, che era un ragazzo che io non conoscevo. E poi, vabbè, abbiamo finito di girare, non era grandissima. Poi siamo andati insieme a mangiare, insieme al team di The Beauty Priest, ad Alida, la sua amica Federica. Quindi è stata una giornata veramente carina. Vi metto le foto, e qualche video. E niente, quindi ringrazio particolarmente il The Beauty Priest che mi ha dato questa occasione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cosa vendono? Solo unghie? Non so quello che sa. Utilizzando il pennello, il clean aperto, gel call dalle collezioni classiche. Sono qua.